il 28 febbraio, quando la casa di riposo San Giuseppe chiudeva definitivamente. Gli ospiti sono stati trasferiti e i lavoratori hanno definitivamente perso il loro lavoro. Allora, Maria, cosa chiedete oggi? Chiediamo la riapertura della casa di riposo, che vogliamo i nostri anziani. Ti vedo emozionata, è una cosa brutta quella che vi è capitata, di questi tempi perdere il lavoro vuol dire non ritrovarlo più e anche voi eravate affezionati agli anziani. Allora, cosa è successo? Proviamo a raccontare. Voi non avete più un lavoro. No, non abbiamo più un lavoro. Allora stiamo cercando di costruire abbiamo istituito una cooperativa e noi vogliamo lo stabile con i nostri anziani per lavorare. Allora, state cercando una soluzione. Che dire che noi cerchiamo o apriamo una casa di riposo o che ci danno il locale incomodato d'uso, che noi abbiamo una cooperativa per andare avanti con le nostre forze, o ci danno i nostri soldi. Perché così non si può andare più avanti. Cioè, non solo che abbiamo perso il posto di lavoro, dopo l'anno anche la beffa. E non funziona così qua a Piazza Armerina. Questa è una struttura da 120 anni che è aperta, cioè fare venire ad altre persone a lavorare qua a Piazza Armerina e noi piazzesi dobbiamo stare fuori. Gli anziani sono stati trasferiti dove? In vari istituti privati, diciamo privati. E voi non siete state assunte da queste? Assolutamente no. Maria, voi chiedete, vi chiedete un lavoro, ma se non dovesse essere possibile almeno le mensilità che ancora vi sono dovute. Certo. Quanto ancora aspettate come importo? In media ciascuno, chi 50.000, chi 60, chi 70, questo è il minimo. E avete chiesto di unirsi a voi per la protesta a chi? Ai partiti? Abbiamo chiesto ai partiti, ai consiglieri, al sindaco, agli assessori, ai comitati di quartiere, alla cittadinanza e a tutti quelli che ci vogliono aiutare. E per Fratelli d'Italia c'è Fabrizio Tudisco. Già siamo stati presenti qualche giorno fa in un'altra riunione preorganizzativa per parlare della problematica casa di riposo San Giuseppe. È un problema per la cittadinanza, per Piazza Armerina, sia per quanto riguarda... Dice, la domanda è secca, secondo te si può risolvere questo problema? Ci deve essere la volontà politica per risolverla, quindi riteniamo che non è una strada facile, sarà certamente irta di ostacoli, però anche se stiamo partendo tardivamente bisogna tentare in tutti i modi di salvare la struttura che è perfettamente agibile e funzionale e anche il lavoro delle 50 unità che fino a qualche mese fa lavoravano in questa struttura e che rappresentano una fetta importante dell'economia locale. Quindi bisogna battersi tutti insieme per riaprire la casa di riposo San Giuseppe. Partecipa alla manifestazione l'assessore Sergio Severino. Da pochi giorni ti sei insediato, hai trovato subito questo problema. Cosa si può fare? È una domanda la cui risposta non è facile. Intanto da quando mi sono insediato, ossia da pochissimi giorni, ieri mi sono insediato all'assessorato alla solidarietà sociale, ho trovato diversi problemi ovviamente da risolvere e tra l'altro questo è il mio primo intervento ufficiale nella qualità di assessore alla solidarietà sociale, tenuto conto che già ho avuto un incontro con i lavoratori, ho aderito al loro invito di incontrare le varie forze, le varie compagini politiche, seppur tutti sanno che io sono nell'amministrazione di questa città con un ruolo tecnico e in tal senso penso che possa essere individuata una soluzione, non sarà certamente facile, né tantomeno sono convinto che questa potrà avere successo. Ci sono alcuni problemi. Tenuto conto che mi sembra abbastanza difficile o comunque di non rapida soluzione la vendita del patrimonio dell'Opera Pia. Non sappiamo se e quando potrà essere venduto questo patrimonio in maniera tale da appianare i debiti sin qui contratti.
anche questa vendita lascerebbe probabilmente irrisolto il problema dei locali, perché vendendoli non sappiamo a chi andranno. E una delle problematiche di questa vertenza, tenuto conto che qualcosa già i lavoratori hanno fatto costituendosi in cooperativa, un'altra problematica è quella non tanto di avere esclusivamente la figura giuridica per poter continuare la loro attività, ma avere locali idonei per poterli fare. E quindi probabilmente su questa linea bisogna concentrare tutti gli sforzi. Quindi mi pare di capire che i lavoratori con la cooperativa potrebbero lavorare in questi locali se l'amministrazione viene da modo e come. Dobbiamo riuscire ad avere i locali. Incomodato ad uso gratuito, temporaneo ovviamente, ma poi si potrebbe tentare, valutando tutte le questioni giuridiche, anche attraverso una transazione con l'Opera Pia, non so in quali termini, tantomeno li posso anticipare, che possano cedere i locali.